qualche considerazione, intanto un ringraziamento perché ritengo preziosa questa opportunità organizzata dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea. E molto interessante, devo dire, non tema appunto così esplorato come meriterebbe. Le cose, gli stimoli che mi sono venuti dalle relazioni sono moltissimi, ma dato che so l'importanza di consegnare una medaglia a un testimone, una fossa, stringerò in alcune considerazioni, quindi butto via gli appunti precedenti e dico soltanto, dico invece alcuni punti che mi sembrano significativi. Io ho portato questo libro, che è stato citato dalla professoressa Giusti, perché è un libro molto bello, perché recentemente abbiamo commemorato la figura di Natta, ma perché pochi mesi dopo l'uscita di questo libro nel 97, qui in questa sala, un allora giovane assessore alla scuola della provincia di Genova, aveva l'onore e il piacere di introdurre Alessandro Natta, che presentava qui a Genova questo libro. E ritrovandomi poi, non l'avrei mai immaginato, invece nella carica di responsabilità del Ministero della Difesa, mi è venuto da riportare questo libro perché l'elemento della rimozione di una storia così ben delineato nelle tre relazioni era già evidente dal fatto che questo libro, proposto nel 1954 da Alessandro Natta agli editori riuniti, quindi la casa editrice che normalmente utilizzavano coloro che scrivevano nel Partito Comunista Italiano, rifiuta questo testo interessantissimo, e Natta poi nel riprenderlo, nel volerlo pubblicare nel 97, scrive nell'introduzione, dice: forse ho sbagliato, forse avrei dovuto insistere, forse dovevo andare da qualche altra casa editrice, perché è stato sbagliato non raccontare quella storia. E qui siamo davanti, vedete, io rifletto su questo perché tutti noi oggi assistiamo a volte attoniti a notizie di cronaca, le più disparate, vessilli neonazisti che compaiono, movimenti politici che fanno direttamente riferimento al fascismo, una ragazza che ha fatto emozionare tutti noi come Anna Frank, usata per dileggiare una squadra di calcio avversaria, qualcosa che non avremmo mai immaginato di rivedere. Io almeno in cuor mio non immaginavo. Oggi anche, che non so, ho letto forse proprio nelle cronache odierne, che in una scuola non si è voluto che si cantasse Bella Ciao in quanto canzone divisiva. Allora, queste cose mi fanno riflettere sul fatto che però una responsabilità della storia della politica, storica ma anche della politica, nel aver voluto non raccontarla tutta, la storia, forse l'abbiamo. Cioè, perché una memoria diventi condivisa, e io ritengo assolutamente fondamentale che questa storia diventi memoria condivisa, però c'è bisogno anche di non nasconderne delle parti e avere dimenticato di raccontare volutamente, non raccontato, diciamo la verità, la storia appunto dei militari che, come si diceva, in 650.000 hanno detto no chi li richiamava sotto i nazisti, e nel dire quel no non solo sono stati deportati, ma forse hanno reso diversa la storia della resistenza italiana, come è stato detto. E questo la riflessione mi veniva anche, quindi è importante oggi riprendere questi temi, così come è importante non far diventare parti fondamentali della nostra storia, rinchiuderli, diciamo, sotto insegne troppo partigiane. Cioè, ci sono la resistenza, da cui poi nasce la Costituzione, che nasce, come è stato ricordato,
da quel momento condiviso dove Giacomo sente nel 47 l'inizio della guerra fredda, comunque riscrive quelle carte, aveva messo da parte le divisioni precedenti che erano profondissime, unito dalla lotta contro il fascismo ha scritto le carte fondanti della nostra nazione. Ecco, in quel momento, quello che è stato fatto in quel momento, io trovo sarebbe stato fondamentale continuare, mentre poi, ma adesso sarebbe troppo lungo, diciamo, rifletterci, però volevo sottolineare questo. Così come, permettetemi di condividere un'emozione che ho provato al Quirinale, nella commemorare la giornata della memoria, e permettetemi anche di sottolineare come sia straordinariamente importante la scelta di Liliana Segre come senatrice a vita, cioè un segnale inequivocabile, importantissimo in questo momento. Invece Gilberto Salmoni, ecco, penso tutti quanti l'abbiamo riconosciuto così, ma in quella giornata della memoria che abbiamo vissuto al Quirinale ci sono state altre cose importanti. C'è stato un Pietro Terracina che ha raccontato lo sterminio dei Rom, anche questa è una storia che abbiamo raccontato molto poco. Sono state recuperate dagli archivi, e mi impegno a rendere interforze, non lo sapevo che fossero divisi perché io ho lavorato molto sull'interforze e nel libro bianco avrei citato anche gli archivi oltre che le scuole di lingua e le altre cose che dobbiamo rendere interforze, la formazione, insomma cose che stiamo facendo, e anche rispetto al tema invece della trasparenza e della maggiore apertura. Ma dicevo, sono state recuperate lettere che non erano mai state lette di ferventi fascisti che davanti alle leggi razziali però hanno un sussulto di dignità e con parole di grande elogio per quanto il Duccio aveva fatto fino a quel momento, però prendono le distanze. Quanto quindi ricostruire queste storie sia importante. E poi ci sono state le parole del presidente Mattarella, quando senza nessuna possibilità di distorsione del pensiero dice chiaramente: non possiamo dire che la guerra e le leggi razziali sono state distorsioni di un fascismo che comunque aveva fatto anche cose buone, perché sono state l'esito naturale di quello che il fascismo aveva fatto prima, dando ovviamente per me un giudizio definitivo rispetto alla discussione che non deve essere riaperta, ma che qualcuno tenta di riaprire. E chiudo ringraziando anche di questo spunto. È vero, in Italia non esiste la cultura della difesa. È molto faticoso per un ministro della difesa parlare della propria politica, se non diciamo alle forze armate, con chi direttamente hai rapporto, ma non è un tema da opinione pubblica. Eppure pensate, oggi le scelte di politica estera sono fortemente contrassegnate dalle scelte di politica di difesa, e il tema della politica estera è un tema fondamentale. Io non sono soltanto la prima donna ministro della difesa, sono anche il primo ministro della difesa che proviene da una storia di sinistra. Parisi veniva da un fatto per parte dell'Ulivo, ma veniva da un'altra storia. Io sono, diciamo, vengo dalla storia, ho avuto nell'anno l'ultimo a tessera del PC e poi diciamo di SDS, era già l'anno diciamo, in cui il partito si trasformava, però vengo da quella storia, non c'era mai stato un ministro che venisse da quella storia. E con tutte le difficoltà, comunque, perché quando io sono arrivata in Parlamento mi hanno chiesto di andare in commissione difesa perché nessuno della sinistra voleva andare in commissione difesa, tutti volevano andare in commissione esteri. Già lì notando una banalizzazione della situazione, perché in realtà la politica estera, e io che ero molto interessata alla politica estera e che sapevo che non mi avrebbero mandato in commissione esteri perché ci andavano i big allora e io ero appena arrivata, avevo deciso quindi di accettare la commissione difesa. E per chi si è occupato in questi 4 anni, ma anche prima, perché insomma è dal 2002, l'anno
dopo, dal 2002 che io mi occupo dei temi della difesa, e sento fortemente come dobbiamo inserirla, questa storia, nella storia della nostra Repubblica. Dobbiamo leggerla, è una parte proprio importante. E uno sforzo che io ho fatto, e che quindi per questo mi sento di rispondere positivamente all'appello che mi è stato fatto sugli archivi, perché uno sforzo che io ho fatto è di dire al mondo della difesa: voi vi siete negli anni chiusi perché avete avuto paura dello sguardo esterno che non vi capiva. Cioè, hanno anche avuto un po' ragione, diciamo, di proteggersi, perché comunque dentro, con un mondo politico che ne parla soltanto per stereotipi, quindi dice no soldi alla difesa, però non arriva mai a dire quindi chiudiamo le forze armate, cioè, perché di fatto poi uno deve, cioè, come quando facciamo le politiche di bilancio, bisogna dire dove, se tu dici non ci devono andare soldi alla difesa, devi anche dire che non vuoi le forze armate. E come dire, quando tu devi costituire uno Stato che si è sfasciato, il cosiddetto capacity building, e noi andiamo a cercare di portare laddove uno, una delle prime cose che fai è ricostituire le capacità di sicurezza e di difesa, è uno dei fondamenti dello Stato, no? Quindi c'è una banalizzazione. Quindi ho anche capito che chiudersi a riccio e non raccontarsi derivava da questo. Pensate che ho fatto una fatica incredibile, ce l'ho fatta, a convincere i militari a far sì di inviare alla NATO anche la parte di programmi che sono nel bilancio sotto il Ministero dello Sviluppo Economico. Questo perché dicevano, perché se poi il Parlamento si accorge che c'è una fetta in più, magari entriamo in crisi. Io dicevo, guardate che tanto il Parlamento lo sa, perché ormai è tutto trasparente, ci mancherebbe, ma oltre questo non è sensato, perché più alla NATO facciamo anche brutta figura se siamo troppo sotto gli standard. Ma per dirvi come... E io ho spinto molto dicendo, guardate che invece voi vi dovete raccontare per essere capiti da questo paese. E dico al paese, però dovete guardare un po' meglio cosa oggi sono i militari, uscendo dagli stereotipi e pensando che è giusto dare un indirizzo politico che ciascuno dà. Io, ad esempio, non ho fatto scrivere il libro bianco dai militari, me ne sono ovviamente avvalsa, ma io sono partita da studiosi, da miei riferimenti, un grande lavoro culturale fatto con le università, con tutti quelli che potevano in tempo essere esperti. Ho impostato alcune linee, su queste linee abbiamo scritto il libro bianco dopo averlo presentato al Parlamento. A quel punto è partito il confronto, sono partiti i confronti con i militari, certamente, cioè le linee di indirizzo dovevano avere poi una traduzione tecnica, ma ho sempre fatto in modo che le proposte fossero, cioè, mai poi sposate senza essere verificate, perché io credo che sia importante che ci sia poi l'indirizzo politico, e che il mondo militare non vada abbandonato in questo senso. Quindi l'avvicinare di più anche le forze armate, anche nei momenti in cui i cittadini hanno avuto difficoltà, penso alle alluvioni, terremoti, cose che le forze armate hanno sempre fatto, quello che ho fatto io è spingere di più perché comunque la presenza fosse, diciamo, importante e sentita dai cittadini, è stata anche operazione strade sicure, diciamo, quella per la prevenzione del terrorismo, comunque è stato anche un modo di rendere più visibili, e io spero anche più vicini, i militari alla cittadinanza. Ma questo è stato un lavoro, diciamo, interno. C'è un lavoro invece importante di ricostruzione storica, quindi di presa di consapevolezza della storia, ma anche dell'importanza della cultura della difesa, dove poi ciascuno deve poter dare le proprie opinioni, ma è fondamentale. E allora, permettendomi di chiedere, diciamo, a Bruno Fossa, che ha atteso con così tanta pazienza di venire qui, io credo che dando oggi questa medaglia possiamo ringraziare tutti quei militari che, dicendo no al nazifascismo, hanno comunque hanno partecipato a costruire l'Italia che oggi esiste.